Allora, intanto vi chiedo di accomodarvi. Poi, mandazione di cartelli, faremo in diretta su Facebook sulla pagina del Cantiere delle Donne e penso poi andrà anche nella pagina di alunni questa diretta, perché tante persone ci hanno chiesto, visto che è venerdì, alle 10:30 se potevamo fare qualcosa online per poter partecipare. Quando Silvia mi dice, la vicepresidente del Cantiere, che siamo online, ci siamo online. Perfetto, siamo online. Quindi grazie a tutti chi ci segue da remoto, visto che ormai si può fare. Grazie intanto al Dipartimento di Scienze Politiche che ci sta ospitando e anche la professoressa Pagliotti, che se vuole venire qui, almeno per un saluto velocissimo, grazie, che ci sta ospitando, che ha creduto in questa iniziativa organizzata da alunni e dal Cantiere delle Donne insieme al Dipartimento, e grazie alla Camera di Commercio con la quale poi daremo voce. Professoressa, grazie intanto appunto di questa ospitalità, ma grazie soprattutto di partecipare e di credere a questa politica con la P maiuscola. Grazie a voi, ad alunni, a Cantiere delle Donne, a tutti i soggetti che in diversi modi stanno animando, hanno pensato, hanno progettato e stanno animando questa iniziativa, che il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali ci ha creduto dall'inizio, perché fondamentalmente riteniamo che al di là del nostro impegno, del nostro core business, di informare le persone che sperabilmente andranno a operare all'interno dei luoghi in cui si assumono decisioni in senso politico più stretto, crediamo profondamente che siano necessarie azioni sistematiche e diffuse di informazione che continuamente vanno ad aggiornare le conoscenze su aspetti rilevanti per le decisioni politiche e per le sfide sociali. Davvero pensiamo che questa sia un'iniziativa che si inserisce, può inserirsi costruttivamente in questa direzione, nel momento è a questo fianco, quindi siamo in questo percorso. Grazie a tutti. Grazie mille, allora faccio partire la slide e passo la parola alla dottoressa Isabella. Ci siamo? Sì, Isabella Zocchi Mignici, consigliere delegato dell'Associazione Alunni. Passo anche il microfono, oppure non so se si può anche usare quello, però meglio questo. Non lo so, proviamo, vediamo. Mi sa che non è acceso questo, vediamo. No, facciamo con questo. Buongiorno a tutti, bentrovati. Sì, sono Isabella Zocchi, membro del direttivo di alunni dell'Università di Padova, orgogliosamente membro. Scusatemi, prima di tutto permettetemi di portare i saluti del nostro presidente Gianni Del Pozzo, che si scusa di non poter essere qui questa mattina. La nostra associazione è un'associazione che raccoglie tutti gli ex alunni dell'Università di Padova, siamo oltre 45.000, sparsi un po' in tutto il mondo. Siamo orgogliosamente sparsi in tutto il mondo, abbiamo vari chapters. Tra le attività che fa la nostra associazione c'è anche quella di promuovere eventi, premi e momenti di confronto e come questi, corsi che trattino argomenti di stretta attualità, come questo. Quindi noi siamo veramente orgogliosi di poter essere della partita insieme al Cantiere delle Donne, al Cantiere del Commercio e Università ovviamente. Quello che posso dirvi è che mi sembra una grande sfida, non pensavo ci fosse il titolo, di appassionarsi alla politica in un momento come questo. Veramente sarà dura, però magari ce la si può anche fare. No, visti i numeri e le cifre dei votanti alle ultime elezioni. Iscrivetevi ad alunni, questo sì, www.alunniunipd.it, che così più siamo e più forti siamo come rappresentanza. Grazie.
mille. Io, Flavia Dubice, veste di coordinatrice di questa mattinata, come presidente del cantiere delle donne, sarò velocissima. Anche io dico iscrivetevi al cantiere, così facciamo squadra insieme. Perché poi lo vedrete durante appunto il corso di questa mattinata, chi si iscriverà a questo corso, ma anche una scontistica, se è appunto iscritto sia al cantiere delle donne che all'associazione alunni. Il cantiere delle donne, per chi non lo conoscesse, è un'associazione di promozione sociale. Siamo nati in pandemia online per forza di cose. Il nostro motto è la scelta gentile e stiamo lavorando sull'empowerment femminile, sulla parità di genere effettiva. Da qui siamo partiti per realizzare questo corso di formazione alla politica, che vuole essere destinato a tutti, ovviamente. Confidiamo che ci sia molta partecipazione femminile. Noi stiamo cercando anche di inserire tra i docenti e i relatori di questo corso molte donne, vedrete che ce ne saranno, perché hanno molta voce in capitolo. Io non mi dilungo altro, appunto vi dico che appunto potete avere tutte le informazioni sul sito di alunni, sul cantiere delle donne, appunto con una piccola scontistica per appunto gli associati. Abbiamo creduto in questo e ringrazio appunto Camera di Commercio e il Dipartimento che ha creduto in questo, anche tutte le donne e gli uomini che ci stanno seguendo. Io approfitto con fuori programma perché questa mattina con noi c'è anche l'avvocato Francesca Scatto, e che faccio venire qua, magari ci mettiamo qui davanti, che è la Presidente della Sesta Commissione della Regione del Veneto, che ci segue spesso con il cantiere delle donne, e prima mi ha detto che bello, quando ho letto questo programma non ci credevo, ho detto ma è vero che esiste questa cosa, che abbiamo deciso di formare la politica? Sì. Per fortuna, quindi passo la parola. Grazie Micaela, grazie veramente a tutti voi per questa meravigliosa opportunità. Ho lasciato l'ufficio di Venezia, sono venuta perché lo ritengo veramente un imperativo categorico. Chi mi ha preceduto diceva, ma un momento difficile questo per riappassionarci alla politica, ma io sono assolutamente convinta che invece il momento sia proprio questo. E quindi come politico, come donna impegnata in politica da quando avevo, posso dire, 15-16 anni, devo dire che proprio il termine riappassioniamoci, cioè appassioniamoci di nuovo, e mi vengono in mente i filosofi, mi vengono in mente gli storici, mi vengono in mente i nostri docenti che comunque ci hanno seguito nel nostro corso scolastico, e penso che la parola appassionarci ricorda il pathos, quindi un sentimento. Quindi la politica non è un qualche cosa di avulso dal sentimento. Quando si fa politica con il sentimento è sicuramente un qualcosa di positivo, perché fare politica altro non vuol dire se non prendersi cura degli altri. E quindi questo è il concetto, secondo me, dal quale ripartire. Quindi vi ringrazio veramente di cuore. Cercherò di, anche come presidente della Sesta Commissione, di fare tutto il possibile per facilitare questi percorsi, e vi dico veramente, potete contare su questa, e sottolineo questa, politica. Grazie. Grazie mille, assolutamente, anche di queste parole. Perché quando si parla di politica, visto quello che è stato detto, a volte si deve prendere tutte le cose con le pinze. Allora, iniziamo subito, e volevo chiamare Suor Francesca Fiorese, direttrice dell'Ufficio Diocesano della Pastorale Sociale della Diocesi di Padova, e perché appunto quando abbiamo cominciato a parlare di politica, Suor Francesca vuole venire qui davanti, abbiamo visto che a Padova siamo come al solito pionieri, nel senso che la scuola di formazione sociale politica della diocesi è nata ancora negli anni 80, che ha iniziato tutto questo percorso. Quindi insomma noi seguiamo le orme della scuola, e ovviamente anche all'interno del nostro percorso prevederemo anche uno spazio appunto per raccontare questo percorso. Quindi chiedo a Sor Francesca appunto di raccontarcelo. Grazie a tutti, grazie per aver organizzato questo incontro, grazie per essere qua, è un tempo che avete sottratto ad altro per essere qua, quindi grazie. Io vi porto i saluti del vicario alle relazioni col territorio, Don Luca Facco, che non ha potuto essere qua perché è in Etiopia, era un po' distante, e quindi ci sono io che appunto rappresento in questo caso la diocesi, perché per la Chiesa
parliamo già della metà degli anni 70, già era maturo ragionare su questo, su questa relazione tra la Chiesa e la politica, perché si sentiva il bisogno di rimettere in una relazione positiva questa relazione, senza paure, senza ingerenze, rispettando però il proprio ruolo e la propria posizione. E sono diversi i convegni che portano i cristiani a poi decidere di organizzarsi in questa forma, che sono appunto le scuole di formazione all'impegno sociale e politico. Allora, cominciano a fiorire in modo particolare alla fine degli anni 80 e inizi degli anni 90. Ed è anche lì che parte la scuola di Padova. La scuola all'impegno sociale e politico inizia col suo primo biennio proprio nel 1988. Chi abbiamo vescovo in quel periodo? Abbiamo vescovo appunto Filippo Franceschi. Vi dico, qual era la sua preoccupazione? Allora dice proprio, anno della sua morte, quindi lo prendiamo veramente come un testamento di un vescovo che abbiamo avuto, un santo veramente, è stato un periodo felice. Allora, questa politica è un'arte difficile, e allora fa questo richiamo alla dimensione etica, alla dimensione morale, e con l'attenzione a questa prevaricazione dei partiti. Siamo in altri tempi, voi avete studiato, non so, quindi sapete cosa significa parlare di politica per la Chiesa in quel tempo, e anche le sue modalità un po' così di potere, nonostante la sua visione che dovrebbe essere altra. Allora, serve un rinnovato impegno nell'azione politica da parte dei cristiani. Ecco qua. Allora, la prima edizione per noi appunto è nell'88. Scuola dell'impegno sociale politico cosa significa? Che è una scuola ecclesiale, quindi il suo approccio è un approccio etico. La scuola diocesana perché? Perché non è la scuola di Padova città, ma è la scuola che risponde a questa esigenza di formazione dei cristiani in tutta la nostra comunità, di tutta la nostra diocesi. E se qualcuno ha mai visto la cartina della diocesi di Padova, si rende conto che lì il risico era potente. Noi arriviamo a tutte le province, nel Vicentino, nel Bellunese, Fingione, nel Veneziano, le prendiamo tutte. Allora, molto grande. Allora, avevamo il compito, e lo abbiamo tutt'oggi, questo compito di rispondere all'esigenza formativa di tutti i nostri cristiani in primis, ma è a confessionale, cioè non è una cosa che allora, certo, però, che esprimiamo la nostra identità. Cos'è? Qual è il pensiero fondante che muove poi l'insegnamento? La dottrina sociale e la parola di Dio. Ecco, queste sono le nostre bussole, i principi della dottrina sociale e la parola di Dio. Danno luce, ci insegnano i criteri con cui governare, con cui essere anche buoni cittadini. La scuola di formazione all'impegno sociale e politico, tutte le scuole diocesane non sfornano politici, non hanno alleanze partitiche, ma formano buoni cittadini all'impegno e alla partecipazione attiva, primo. Due, danno strumenti anche a chi intende poi assumersi questo ruolo di amore sommo che è la politica. È la più alta forma di carità la politica, lo sapete, no? Per la dottrina sociale. Ecco allora, quindi, qual è la domanda che ci portiamo dentro e cui desideriamo continuamente dare risposta? Allora vi leggo dalla Fratelli Tutti. Dai, vi piace questo Papa, no? Ecco, se la spinta grande all'inizio della formazione all'impegno sociale e politica l'ha data Giovanni Paolo II, certo è che dopo non è mai mancato questo sostegno e questo slancio. E Papa Francesco dice così, devo cavarmi gli occhiali perché sono vecchietta, allora dice, per molti la politica, così mi leggo anche le lezioni di prima, oggi è una brutta parola, è anche un brutto affare. E non si può ignorare che dietro questo fatto ci sono spesso errori, la corruzione, l'inefficienza di alcuni politici. A ciò si aggiungono le strategie che mirano a indebolirla, a sostituirla con l'economia e a dominarla, con qualche ideologia. E tuttavia,
Può funzionare il mondo senza politica? La domanda è assolutamente retorica. Il mondo senza politica non può funzionare. Diventa diseconomia, anche l'economia, e tutto perde della sua identità senza una buona politica. Ecco che cosa ci spinge a continuare questa formazione e a farla in modo che veramente ci sia una formazione che ha a cuore l'ecologia integrale, tutta la persona. Una democrazia senza valori si converte facilmente in totalitarismo, aperto, opponente, subdolo, nascosto. Queste sono parole della centesimo saggio, se sono valide ancora oggi, per un impegno del singolo e un impegno della comunità, attraverso associazioni, attraverso aggregazioni. Chi viene alla scuola sociopolitica sa che non viene a formarsi per sé stesso e per poi dire ho il certificato della scuola diocesana che mi fa prendere i voti cattolici, ma viene perché deve rispondere a un suo impegno, prima di tutto per se stesso, che è un impegno che si fa alla comunità e attivando la comunità ad assumere il suo ruolo politico. Quindi ecco, questo è un po' il solco ed è questo l'augurio che faccio anche a questa nuova esperienza, di cui Padova sarà ricca, e un buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie, quindi abbiamo anche il libro della storia della scuola. Grazie mille. Allora, adesso io farei salire le persone che devono parlare qui, io lascio volentieri la sedia, quindi Davide, Silvia, Alberto, Alessandro, Giulia e anche il dottor Santofono, se vuole venire. Sì, dopo alla fine? Va bene, ci vuole ascoltare. Allora, eccoci qui, prego, prego. Ecco, allora. Intanto vi faccio sedere, accomodare e poi vi lascio anche il microfono, perché voglio partire in realtà dalla fine, che in realtà probabilmente è anche l'inizio, ossia l'informazione e la comunicazione. Lo dicevamo prima, è importantissimo affiancare alla politica tutto quello che facciamo, la comunicazione, l'abbiamo visto soprattutto in pandemia. E quindi io ho il piacere di avere qui con noi il direttore del Corriere del Veneto, Alessandro Rossello, che è un collega e un amico, che seguirà, ha deciso di sposare anche lui la causa di questa scuola di formazione alla buona politica, e attraverso Pamela, che non vedo più, dov'è Pamela? Pamela Ferrin, che sta già intervistando, seguirà la scuola e con Pamela, appunto, abbiamo deciso poi di raccogliere una sorta di atti del convegno, vedremo che cosa ne esce fuori. Non anticipiamo nulla, quindi ringraziamo Pamela e lascio la parola ad Alessandro per dirci quanto sia importante anche la comunicazione nella politica. Ok, grazie. No, parlo anche per primo, perché cioè, poi... Si può anche accendere questo, ah, sì. Come per dentro. Però guarda. Se vuoi. No, va bene così. No, parlo per primo, mi scuso con tutti perché poi purtroppo ho un po' di giornali da dirigere in giro per il mondo, per cui devo allinearmi un po' i fatti del giorno e anche molti di questi politici. Allora, io sono un ex alunno dell'Università di Padova, ma ho questo grande, diciamo così, questo grande errore che ho fatto a essere venuto qui oggi dicendo che non mi sono ancora iscritto. Da anni pago la mia quota all'interno delle luci dei redditi per la DOP dei 5 per 1000 all'Università di Padova, però ho questa colpa, quindi cercherò oggi di rimediare subito. Ma al di là di questo, io penso che sia una forma di prepolitica del civismo. Parliamo di formazione. Io penso che questo paese abbia questo grande difetto, quello di non prevedere al fine dalle prime scuole elementari, dei primi approcci dei cittadini a un soggetto formativo, quello del civismo. Il civismo è fondamentale perché è prepolitico e ti aiuta a capire una cosa, che esistono, come è stato detto anche prima, gli altri. La dimensione politica è la dimensione collettiva, pubblica. Noi viviamo in un paese molto new age, sempre più new age, dove l'individualismo, l'individualità è un canone fondamentale per la ricerca del proprio equilibrio, ma che tralascia quasi completamente spesso gli altri. Gli altri sono la politica. Questo lo dico in premessa perché è fondamentale
far capire ai ragazzi, ai bambini e ai ragazzi, qual è il linguaggio importante per essere dei cittadini. Succede che c'è poco nelle scuole. Parliamo dei giornali, parliamo dell'informazione, parliamo dei libri. In Italia penso che mediamente da sempre i lettori di giornali e di libri siano su 4, 5, 6 milioni. Da sempre non c'è mai stata un'evoluzione. C'è un'evoluzione adesso, da un po' di anni, grazie allo straordinario e infamato luogo che è il web, perché ad esempio, per quanto riguarda l'informazione, quella professionale, c'è una moltiplicazione della lettura attraverso i streamer. Quindi se c'è un bene che ci ha fatto molto anche internet nel suo grandioso, nel suo scardinamento delle regole emotive, sociali, politiche del mondo e quindi anche dell'informazione, è stato quello che ci aiuta a diffondere di più l'informazione e quindi anche tutto il resto. Dico questo perché vedo che c'è questo deficit. Quindi siamo un paese che legge poco, un paese che, certo, ci sono delle colpe della politica. Potremmo fare 82.000 convegni sulla crisi dei partiti, sulla colpa. Ma voglio dire, c'è una grande colpa di questa società che, come diceva prima Francesca, e ha perfettamente ragione, la demonizzazione della politica è un tumore per questo paese. Quindi questo è un grande errore perché, se guardate bene, non esistono più le scuole di politica, a parte qualcuna, voi come Lega l'avete fatto, lo faceva il Partito Comunista, lo faceva la Democrazia Cristiana 2500 anni fa, però questo manca molto, manca quindi una cultura individuale che comincia dal civismo, secondo me, insegnare prima ai bambini a scuola, e manca anche un interesse per gli altri, quindi per la politica, codificato purtroppo nella mancanza di formazione, quindi questa che tu, Michela, hai pensato, voi avete pensato, il cantiere delle donne, nel quale io partecipo molto volentieri perché ci credo sia una straordinaria occasione per insegnare o coinvolgere tutti quei soggetti che poi lavorano nella società, dagli imprenditori ai poi, voglio dire, agli imprenditori, al mondo dell'impresa, al mondo del commercio, al mondo della scuola, al mondo qualsiasi soggetto che vuole in qualche maniera, diciamo così, prepararsi anche per una esperienza politica in un consiglio comunale, in un piccolo consiglio di amministrazione, in un qualsiasi soggetto che poi legifera, no? Dal quale poi noi anche dipendiamo nella nostra vita. Quindi la preparazione e la formazione, diciamo, come la stiamo intendendo noi oggi, è un tassello fondamentale in un mondo che ha dimenticato la preparazione al politico, che è una cosa che non comprende solo la politica, ma è proprio la dimensione altra verso la quale noi quasi mai, spesso, non ci avviciniamo. Proprio perché i nostri interessi sono spesso individuali, le nostre ditte sono individuali, e i nostri. Quindi, come giornale, qui chiudo perché non voglio andare molto oltre, i giornali, l'informazione ha un grande compito, che è quello che, diciamo così, è quello di far capire ai lettori cosa accade, far decifrare cose peraltro anche non facili. Parliamo l'autonomia, ne parlavamo prima. L'autonomia è un tema spinoso, è un tema politico molto alto, previsto peraltro dalla Costituzione, ma che dentro ha tutta una serie, no, di tematiche che sono legate alle differenze, alle disuguaglianze. Siamo un paese lungo, siamo un paese governato in modo diverso, unico, ma anche diverso. Quindi spiegare ai lettori che cos'è l'autonomia, che cosa sono i LEP, perché se lo chiedo a tutti voi, non lo faccio perché secondo me la risposta, non voglio mettermi molto in difficoltà, che sono i livelli essenziali di prestazione, ma è un garbuglio quasi incomprensibile, capito? Che è difficilissimo persino da capire e da spiegare, che è il cardine di questa riforma, è la pre-riforma, quella dei LEP, cioè l'adeguamento della dotazione strutturale di tutte le regioni legate agli asili, legate, no,
così, alle strutture pubbliche, legate alle scuole. Quindi prima di parlare di autonomia, si diceva prima, bisogna fare il letto. Cosa vuol dire, tradotto in termini, miliardi? Miliardi che non sono stati mai investiti per colpa di Roma, per colpa del Sud, per colpa del Nord, per colpa di tutti i soggetti politici, politici che hanno, no, agito su questo, per cui magari no strutture, sì assistenzialismo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il compito di un giornale, e non è facile, ve lo garantisco, è quello, è un compito anche politico, che è quello di far capire, spiegare, capire per primi noi giornalisti, dobbiamo scendere dalle cattedre che dove alcuni giornalisti si mettono, molto umilmente, cercare come prima cosa di spiegare a noi stessi e agli altri, e anche ai politici, perché ci sono tanti politici, per mancanza delle scuole politiche che non capiscono niente, perché poi no, è un dono anche quello di mettersi in gioco nella politica, e tanta gente lo fa perché gli piace, perché è altruista, perché ha una dimensione politica e vuole fare le cose all'altro, tanti lo fanno per interesse. Perché vuoi fare investire a corsa le murate? Potrebbe servire sempre, no? Quindi sappiamo benissimo che le cose funzionano così. È una questione quindi etica, morale, eccetera, eccetera. Quindi io non rubo più tempo, ringrazio di avermi, Michela, del Cantiere delle Donne, che organizza questo, di avermi coinvolto in questa bella avventura, e noi ci saremo in tutti i modi, e quindi grazie ancora a tutti coloro che parteciperanno a questa bella iniziativa. Grazie. Grazie, grazie per il tuo tempo prezioso, e buon lavoro. Non ti preoccupare, ti giustifichiamo. Ma ci rivedremo presto. Assolutamente. Allora, come è stato anticipato, noi oggi volevamo avere anche una testimonial donna, tra l'altro, quindi sono contenta di avere con noi Giulia, Iucno, si dice così, sono stata bravina, okay, che è rappresentante dell'ambasciata popolare bielorussa in Italia, che è la testimonial della giornata. Però devo dire che Giulia, a proposito di questo, del cantiere delle donne, delle associazioni, l'incontro con Giulia è arrivato tramite la rete. Noi nel cantiere crediamo tantissimo nella rete, perché è la base di tutto. E una nostra donna del cantiere, un'associata, Monica, quando appunto abbiamo cominciato a parlare di questo corso, ha detto: ma io vi porto Giulia. Giulia è con noi in Italia, sta girando in Italia a raccontare la sua storia tramite la CISL, e quindi Monica ha detto: ti porto Giulia. Così è nata la presenza di Giulia oggi qui. Giulia ha una storia da raccontarci, in cui si parla di politica veramente con la P maiuscola, e oggi appunto non può essere nel suo paese, in Bielorussia, per i motivi che ci andrà a raccontare, e sta facendo politica, nonostante lei prima mi ha detto al microfono: io non pensavo di mai fare politica, che avrei fatto politica in, appunto da grande, perché poi mi sono trovata invece a farlo e ci credo. Quindi ti lascio la parola, vuoi parlare io o qui? Ce l'hai, hai aperto? Sì, abbiamo messo tutto. Allora, aspetta che chiedo alle ragazze. Intanto io mi presenterò, mentre stiamo cercando, mi devo scusare per il mio italiano, perché non sono italiana, certamente parlerò così come parlerò, allora per tutti gli errori che farò mi dispiace, io mi scusa. Da un'altra parte, volevo dire dal primo che io, come rappresentante dell'ambasciata popolare bielorussa, come rappresentante bielorussa, come attivista bielorussa e come una persona che ora è una rifugiata politica in Italia, posso dire che noi siamo insieme al popolo ucraino, certamente, e questo deve essere ovvio per tutti quelli che ogni tanto sentono che c'è la Bielorussia, non sanno dove è, non sanno cosa fa, non sanno cosa sta accadendo in Bielorussia, e per questo sto girando l'Italia, per raccontare un po' perché è così, perché Bielorussia e Ucraina sono ora collegate, e perché la nostra battaglia è la battaglia in comune, e la Bielorussia di Lukashenko sta da parte di Russia, è questo ovvio. La Bielorussia nuova nostra, per quale noi stiamo combattendo già 2 anni e mezzo, sta sempre da parte delle libertà e democrazia, e questo che sto facendo io, che stanno facendo gli altri attivisti bielorusse, le altre associazioni qui in Italia, non solo in Italia. Ok, grazie. A noi tutti
facciamo questo per portare avanti le cose nostre e per spiegare un po' le cose che stanno accadendo, perché sembra che l'Italia è lontana da Bielorussia, però alla fine, come vediamo tutti, né Ucraina né Bielorussia non sono lontani dall'Ucraina. E ora le cose che stanno accadendo in Ucraina sono, come dire, fanno vedere tutto il mondo, non solo l'Italia, ma anche da altre parti d'Europa, che siamo tutti collegati, e questa è l'idea anche che sto portando avanti. La mia storia, questa, la mia storia è iniziata 2 anni fa e mezzo, io davvero non facevo mai la politica, e quando qui ascolto che io ho iniziato a fare la politica da 14 anni, da 13 anni, da 10 anni, io penso, io ho iniziato a fare la politica avendo 30 anni, diciamo, una volta sono andata a protestare contro Erdogan a 2016, e non so se questa è la politica o no, però mi sembra che Erdogan è la stessa cosa come Lukashenko e Putin, allora non c'è tanta differenza, però questa era l'unica volta quando sono andata a protestare. Ma poi da 2020 noi abbiamo avuto la nostra rivoluzione, le nostre proteste, che siamo stati uniti insieme tutti i bielorussi che erano contro la violenza e che volevano cambiare il presidente, che Lukashenko, che abbiamo da 27 anni, o 28 già, 28 anni abbiamo lo stesso presidente, io ho 33 anni, allora tutta la mia vita ho lo stesso presidente senza il diritto a cambiarlo. E allora abbiamo provato a farlo in qualche maniera, ho partecipato su tutte queste manifestazioni, che anche queste, anche quelli, e per queste manifestazioni ora le persone si trovano in carcere per 2 anni, per 3 anni, vuol dire che io sempre faccio un po' dei paragoni con l'Italia, perché in Italia non mi sembra che è proibito ad andare a manifestare. Da noi, se tu vai a protestare, oggi ho ricevuto le notizie che è stata una famiglia di 4 persone, sono tutte andate a manifestare e ora si trovano in carcere già 4 mesi per queste scuse che sono andate a protestare. E cioè, voglio dire, per 2 anni, 3 anni stare in carcere perché tu sei andato a protestare in una maniera pacifica, non è assolutamente normale. Anch'io sono finita alla fine in carcere, 2 volte sono stata in carcere, una volta per i braccialetti bianco, rosso, bianchi che facevo e distribuivo in Bielorussia. Questo per esempio è la mia casa, per precisione, sono arrivati i KGB. KGB è una struttura che ancora esiste in Bielorussia e che fa pressione su tutti quelli che provano a fare la politica. Per questo noi non abbiamo la politica, perché da noi fare la politica vuol dire o tu sei da parte di Lukashenko oppure finisci in carcere, non c'è un altro modo a fare di politica. E allora sì, questo per esempio la foto di KGB, l'hanno fatto loro, hanno messo su social per far vedere, per farmi vergognare di me stessa che sono stata arrestata. Però da noi essere in carcere vuol dire, è un orgoglio, diciamo, orgoglio no, però nessuno vuole trovarsi in carcere, però alla fine se succede, succede. Una volta mi hanno arrestato sulla strada, un'altra volta sono arrivati a casa e così l'hanno fatto. Questo non è perquisizione, hanno arrestato questi qua, cioè hanno sequestrato questi cose qua. Allora c'è i braccialetti, una spilla, palloncini, allora le cose proprio per queste cose non mettono in carcere, però in Bielorussia sì, per i braccialetti e per tutt'altro. E la nostra storia è questo, siamo noi bielorussi che stavamo andando a protestare 3 mesi quasi senza un giorno libero, abbiamo avuto le proteste più grandi su tutta la nostra storia di 26 anni, ancora era 2 anni fa, però Lukashenko ci ha risposto in questa maniera qua. Questa è la chiesa, per esempio, la chiesa principale cattolica, che ora è sequestrata dal governo e ora non possono più venire qui a pregare, allora è sequestrata dal governo. Questa è la risposta di Lukashenko ai nostri manifestazioni pacifiche. Questa è la storia che io sto portando avanti e per far vedere che anche noi abbiamo avuto le nostre storie, i nostri morti. Questo. Su queste cose, perché non è finita ancora niente, diciamo che ogni giorno in Bielorussia arrestano la gente, e non lo so quando finisce tutto questo sinceramente. Ma poi
Lukashenko ha iniziato a supportare, cioè a sostenere Putin in questa guerra contro l'Ucraina. Io quando sono arrivata in Italia, e sono arrivata in Italia un anno fa, ad ottobre a fare le vacanze, dopo questo, perché io dovevo, dopo la seconda, il secondo arresto, io dovevo scappare dal mio paese lasciando, diciamo, non lo so quando tornerò, perché ora come rifugiato non posso più entrare in Bielorussia. Sono arrivata, sono proprio scappata insieme al mio marito, siamo andati legalmente in Russia, poi in Ucraina e poi da Ucraina in Polonia, perché attraversare il confine in un modo legale è impossibile, perché ci sono le liste di KGB e se tu ci sei in queste liste qua, allora ti arrestano al confine e ti portano sempre in carcere. E per questo abbiamo fatto questo giro di 1700 km per arrivare finalmente in Polonia, in un posto dove c'è un po' di sicurezza, diciamo così, anche se ci sono un sacco di agenti di KGB in Polonia e in Lituania che vengono in Bielorussia per cercare le persone e seguire le persone, però almeno un po' di nessuno viene a casa tua a arrestarti, che io ora se qualcuno suona al mio appartamento, ho sempre paura che è arrivato qualcuno, anche se mi trovo in Italia già un anno quasi. Allora sono arrivata qui per respirare un po', mi ha aiutato la nostra associazione che si chiama SPOP, che si occupa delle attività stesse che faccio io, e da qui è iniziata la storia delle attività civile e politica, politica sì, qui in Italia. Io facevo prima la modella, non facevo mai la politica, sono insegnante di musica, io studiavo sempre la musica, allora era proprio, veniva da un mondo diverso. Come mai mi sono trovata in politica non lo so, però è già così. Prima dicevo sempre no, non sono in politica, no, non sono politica, però ora non posso più dire che non sono, sono già in politica, sto facendo gli incontri con i politici, sto organizzando ora la visita del nostro presidente eletto di Svetlana Tsikhanouskaya, e siamo a questo il nostro incontro, la nostra riunione l'anno scorso, e il presidente eletto, noi abbiamo il presidente eletto, meno male che siamo più fortunati dei russi che non hanno nessun rappresentante, noi abbiamo Svetlana Tsikhanouskaya che è conosciuta in tutto il mondo. Allora sto facendo la politica in questo modo e certamente sto facendo anche i progetti umanitari per aiutare i rifugiati politici, ai bielorussi che scappano da Bielorussia, perché noi abbiamo più di 5, non lo so quanti, sinceramente non ci sono i dati precisi quanti sono i rifugiati politici negli altri paesi, perché alcuni scappano in Georgia, alcuni in Turchia, alcuni in Lituania, Polonia, Italia, Germania, io non lo so dove non ho l'amico bielorusso. Tutto il mondo ci sono i bielorussi già che scappano perché non si può vivere in un paese così, ogni giorno tu aspetti che qualcuno viene a casa tua, cioè è proprio impossibile. La mia famiglia ora sta in Bielorussia, ha mamma e papà e una sorella, un'altra sorella anche doveva andare via, anche lei non voleva andare, nessuno vuole andare via, chi vuole andare via dal suo paese? Qualcuno di voi vuole andare così senza il diritto di tornare a casa? Non credo. E lasciare tutti lì. Io l'anno scorso ho perso la nonna e il nonno e non potevo neanche andare, cioè, proprio a salutarli, e questo tutto è complicato, sinceramente, se tu lo pensi così in generale. Per questo quando faccio questi interventi, questi giri, ogni tanto faccio lezioni in scuole per raccontare e un po' far vedere le differenze, dove è la dittatura. Dove non c'è la dittatura? Cosa è la dittatura sanitaria? La dittatura sanitaria non si può chiamare la dittatura proprio. La dittatura è quello che viviamo noi ora. E la cosa che stiamo ora combattendo con Putin, con Lukashenko, con tutti e due insieme, e certamente noi come il popolo abbastanza piccolo, 9 milioni di abitanti abbiamo, non è un grande popolo. E allora per noi è diventato complicato. E nei momenti difficili e duri siamo rimasti da soli. E quando sono arrivata qui ho pensato, ripensato, ho deciso a portare le mie testimonianze perché credevo che questo può essere importante e utile anche per gli italiani, per un po' capire la differenza tra le cose che avete voi e che abbiamo noi. Io sono riuscita anche, questo è il nostro reggimento che sta combattendo in Ucraina ora, con la bandiera bianca, rosso, bianca, sempre questa bandiera storica bielorussa,
che Lukashenko ha cancellato, che ha cambiato, e ora per questa bandiera tutti stanno in carcere. Abbiamo ora 1444 prigionieri politici, però abbiamo molto molto di più, perché non tutti vogliono avere lo stato di prigioniero, perché poi in carcere ti torturano. Quando dico torturano, ci sono le torture queste vere, cioè fisicamente, psicologicamente. Io ho vissuto solo le torture psicologiche, solo queste. Siamo stati 17 persone in una cella per 4, siamo stati senza la doccia, senza i beni di prima necessità, senza i pacchi, senza i vestiti, senza avvocati, cioè proprio senza niente. 15 giorni, 20 giorni, una ragazza con cui sono stata in carcere, lei è stata 115 giorni senza la doccia e senza i vestiti, cioè è cambiato, lei è stata, mi sembra, tipo luglio, è stata rilasciata in autunno. Allora, voglio dire, cioè, una persona sta più di 100 giorni in questo posto, dove le persone in generale stanno tipo 7 giorni, 10 giorni, e devono avere tutto assistenza sanitaria, eccetera, eccetera, come fanno negli altri paesi. Noi non abbiamo proprio niente, le nostre condizioni per i prigionieri politici sono condizioni a livello, non lo so, non è neanche un livello. I prigionieri muoiono in carcere, e quando escono, ora escono, per esempio, tanti prigionieri politici, e noi non abbiamo neanche la base per aiutarli. Questo è anche un problema, perché ormai il mondo pensa che la Russia sta sostenendo la guerra in Ucraina, è tutto sbagliato, nessuno sa niente della Bielorussia. Allora io devo fare questo passo verso, in questo caso verso gli italiani, perché mi trovo in Italia, per raccontare un po' le cose che mi sembrano importanti. E sono arrivata così al Parlamento europeo, quando anche se sento ogni tanto che vedo su social, su Instagram, che ci sono gli italiani che hanno 20, 21 anni, 23 anni, sono già in Parlamento europeo, perché fanno politica da 15 anni. Io sono arrivata così, diciamo, spontaneo per il motivo per spiegare le stesse cose. Ho conosciuto i deputati, ho conosciuto il vicepresidente del Parlamento europeo, Pino Piscerna, e ho conosciuto un po' dei politici qui in Italia, perché mentre certamente farò i progetti umanitari, come facevo anche l'anno scorso insieme alla CISL, questo per esempio è il congresso confederale della CISL che ho fatto l'anno scorso a Roma, e ho fatto 15 congressi della CISL, e io sempre ringrazio la CISL, perché la CISL è una struttura che mi aiutava sempre. Io senza la CISL non potrei sinceramente andare avanti, perché è complicato per una rifugiata quando tu... Io ricordo un anno fa, io dovevo andare in un banco di impegni e dare tutto questo, cosa avevo, perché non avevo i soldi per pagare l'appartamento, non avevo il lavoro, non avevo proprio, cioè, zero, tu non hai niente, hai zero stabilità, non hai proprio niente. Sei come, tu devi cominciare la vita nuova. In questo caso la CISL mi ha aiutato, perché io stavo aiutando agli altri e la CISL mi ha aiutato a me. Allora era tipo equilibrio, abbiamo trovato un equilibrio. Ora, io sono una rifugiata politica ufficialmente in Italia, e per questo voglio ringraziare la Repubblica Italiana. Questo, sono molto orgogliosa di essere ora una parte di società italiana, anche per un po' di tempo, 5 anni, però è molto importante, e così posso creare questa associazione che si chiamerà Ambasciata Popolare Bielorussa. Lo farò perché noi non abbiamo il posto dove possiamo andare a chiedere per l'aiuto, per esempio. Gli ucraini o le altre nazioni che scappano non dalla dittatura ma dalla guerra possono andare all'ambasciata. Io all'ambasciata non posso neanche avvicinarmi, tipo 50 metri non posso avvicinarmi all'ambasciata, se no questo, cioè, mi possono togliere lo stato di rifugiata. Entrare, cioè, proprio proibito. Allora dove posso andare io per fare una domanda, per fare una richiesta, per capire come muovermi, cioè, in un altro paese? Senza... Io più o meno parlo italiano, gli altri che arrivano, che scappano. Perché scappano? Perché io sono scappata con una valigia, sono arrivata in Polonia e proprio mi sono trovata in un disastro, non sapendo la lingua, è molto complicato.
e non avendo nessuno che ti può aiutare. In Polonia ci sono un po' di associazioni che danno una mano, in Italia sono pochi. E io faccio un'altra per dare una mano a questi rifugiati politici che ora hanno bisogno, come io avevo bisogno qualche tempo fa, questo è il mio obiettivo principale, e certamente puoi continuare a fare la strada politica anche, anche così. E credo di questo, anzi, questa è la nostra bandiera. Io sono aperta a tutti i tipi delle attività, di progetti che possiamo fare insieme. L'anno scorso abbiamo fatto a Venezia il progetto per i bambini di rifugiati politici che sono arrivati in Italia, 33 persone. Era un miracolo proprio, perché in un mese e mezzo abbiamo raccolto tipo 35.000 euro per portare questi bambini a fare visti. Per portare ora le persone da Bielorussia è molto complicato, perché siamo bloccati, perché ci sono sanzioni, perché c'è la guerra, perché per tanti motivi non possiamo uscire dal paese. Io la mia famiglia non l'ho visto più di un anno e mezzo, alcuni, cioè la mia mamma, meno male che è riuscita ad arrivare l'anno scorso, però il mio papà per esempio non l'ho visto. E allora questo è dappertutto, io parlo di me certamente perché è la mia esperienza, però questo vale dappertutto perché abbiamo un sacco di rifugiati politici. Se facciamo la percentuale siamo più rifugiati noi delle altre nazioni, cioè perché siamo popolo piccolo. Allora io sono aperta su tutti i tipi di collaborazione, se voi avete qualche idea io sono sempre disponibile a fare qualcosa per il mio popolo che ha bisogno di solidarietà, di una mano che deve essere riconosciuta. La Bielorussia prima è sempre stata in Europa, sempre era una parte di Europa, faceva una parte di Europa, di Granducato Lituano, e poi grazie ai russi che sempre vogliono finire e conquistare alcuni territori vicino a loro, siamo diventati una parte di Russia e poi URSS, e poi siamo qui dove siamo. Ormai la storia di Bielorussia è lunga come le storie degli altri paesi, però noi abbiamo perso questa indipendenza, abbiamo perso un sacco di cose che abbiamo avuto, siamo stati proprio distrutti, come fanno ora i russi in Ucraina, come fanno, uccidono l'intelligenza, deportano i bambini, deportano la gente in un altro tipo, Siberia o qualcosa di quel tipo. Così, per esempio, è scomparsa tutta l'intelligenza bielorussa, è stata proprio sparata in un bosco vicino a Minsk, tipo 113 persone, tutta l'intelligenza che parlava la lingua bielorussa, che portava la cultura bielorussa avanti, eccetera, eccetera. Tutto questo che è la base alla fine, che tutti gli altri hanno e noi no. Perché URSS e tutti quelli russi che erano sempre contro il popolo, contro i popoli, non solo bielorusso, ma anche ucraino, ma anche quelli che sono da un'altra parte di Russia, tipo Kazakistan, eccetera, eccetera, siamo stati distrutti proprio. E ora stiamo provando a conquistare la nostra libertà, la nostra indipendenza, la nostra terra e il nostro paese, perché io sinceramente vorrei tornare a casa, perché per me, cioè, a me piace vivere in Italia, mi piace l'Italia, mi piacciono gli italiani, mi piace la lingua italiana, eccetera, eccetera, però c'è la mia patria, il mio paese, c'è la mia famiglia, ci sono le persone che sono morte, che vorrei almeno andare al cimitero. Questo, come una persona, io dovrei avere un diritto, però questo diritto non ce l'ho. Ora sto combattendo anche per questo. Vi ringrazio per l'attenzione, ho parlato un po' troppo, però è complicato mettere in 5 minuti una storia di un paese, la mia storia personale e poi tutto insieme. Ho un sacco di cose da dire, però... Intanto grazie ovviamente per questa testimonianza, anche perché a volte noi abbiamo scontato il concetto di libertà che in realtà non è così scontato vicino a casa. Io ne approfitto per ringraziarti e per donarti la scelta gentile che è la storia del cantiere delle donne. Speriamo di scrivere un'altra magari con la tua storia e con la storia di tante donne coraggiose che hanno voglia di fare qualcosa per cambiare. Grazie davvero. Allora, io adesso volevo dare la parola, vediamo se riesco, però mi sa che dobbiamo togliere, vero,
Volevo dare la parola, passando dalla politica alla politica, ad Alberto Stefani. Alberto Stefani è un politico e quando abbiamo dovuto scegliere una persona ovviamente c'era la questione dei partiti politici, quindi se chiamavi uno, se abbiamo quell'altro, è classica questa cosa ormai purtroppo. E noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo chiamato Alberto perché Alberto ha una testimonianza forte, perché Alberto ha fatto politica, come diceva Francesca prima, da quando era piccolo, tra l'altro è stato sindaco, è ancora il sindaco Borgorico, è già due volte deputato, ma ce la racconterà lui, tra l'altro più giovane a quel tempo del tuo partito, eletto in Parlamento, insomma ha una lunga storia, partito anche lui dai famosi corpi intermedi che abbiamo sentito nominare, che sono molto importanti. Volevo lasciare a te la parola, Alberto, per raccontarci questa storia. Tra l'altro anche Alberto è un alunno, eccellente tra l'altro, perché è laureato in giurisprudenza, 110 lode se non sbaglio, a Padova, quindi insomma tutte le carte in regola, quindi lascio a te Alberto, se vuoi c'è anche il microfono che funziona, quindi ti faccio un po' raccontare. No, va in crash. Proviamo, si sente benissimo. Allora, intanto grazie a tutti, grazie davvero, perché per me è un duplice onore essere qui. Uno, perché il corso è particolarmente interessante, poi dirò anche perché secondo me è molto utile, soprattutto al giorno d'oggi. In secondo luogo, perché questa è l'università nella quale io mi sono formato, con cui ho, diciamo, un rapporto affettivo molto importante che cerco di coltivare nel tempo. E quindi il messaggio più bello che secondo me un'università può dare, proprio nel suo senso anche etimologico del termine, è che è qualcosa che ti dura per sempre, qualcosa che comunque ti permette qualcosa che ti permette di dare il proprio contributo anche nel corso del tempo. E l'idea di poter avere un filo diretto con la tua università, con la tua facoltà, con la scuola che ti ha cresciuto, appunto quando hai superato il mondo delle superiori, e pensare che questa struttura possa mettere a disposizione anche ancora formazione per te e per gli altri, è qualcosa di assolutamente positivo e davvero per me, insomma Michaela che mi ha scritto lo sa, per me è stato davvero un onore, ho scelto di essere qui con molto piacere. Io dico sempre, mi capita spesso di partecipare ad incontri magari con i giovanissimi del mio comune, abbiamo un percorso appunto che fa parte di un percorso di educazione civica, mi capita spesso di essere intervistato sul perché uno fa politica, sulla motivazione che ti ha spinto a far politica, su quelle che sono le ragioni che poi ti hanno spinto ad entrare nel mondo della politica, soprattutto al giorno d'oggi in cui i più giovani sono lontani dal mondo della politica. Abbiamo oltre il 35% di astensione nel target 18-35 nel mondo giovanile. Questo è un dato che deve preoccuparci e che deve preoccupare in primis chi da giovane fa politica. Però io dico sempre che la politica esisterà sempre, esiste da quando esiste una società organizzata, esisterà anche nel corso dei prossimi decenni, nei prossimi secoli, nei prossimi millenni. Una struttura che decide esisterà sempre e qualcuno che fa politica ci sarà per forza. Allora, quello che ci dobbiamo domandare è se ha senso star fuori da tutto questo o se invece ha senso che qualcuno possa dare il proprio contributo in favore degli altri. E secondo me non c'è niente di più bello che uno strumento come la politica che possa permetterti di farlo. Poi, come in tutte le organizzazioni, in tutte le associazioni, in tutte le università, in tutti i partiti, in tutto quello che fa parte dell'uomo, cioè chi lo fa bene, chi lo fa con disinteresse, chi lo fa per avere un vantaggio personale, purtroppo questo esiste in tutte le organizzazioni sociali, o almeno in quasi tutte, perché purtroppo siamo umani e c'è chi sbaglia e chi non sbaglia. Questo sembra un dato ovvio, ma è così. E quindi non possiamo pensare che per colpa di una minoranza la politica sia vista come qualcosa di negativo, come qualcosa di cui non far parte. E cosa serve per incentivare la politica? Servono corsi come questo. Io l'ho detto prima in un'intervista che mi era stata fatta prima
della relazione, serve abbattere quella distanza che si è creata a causa di una visione del mondo politico come un mondo di incompetenti, di incapaci o di persone che non hanno capacità di tradurre quello che dicono in fatti. Questo è il punto centrale. Questo è il punto centrale. E per risolvere questo problema serve fare in modo che gli elettori, cioè i cittadini di qualsiasi colore politico, vedano nelle persone che le rappresentano persone che al di là della propria idea politica siano persone preparate, capaci, alle quali lasciare le chiavi di casa, cioè le chiavi del futuro di questa società. Questo è quello che noi dobbiamo fare e questo è quello su cui noi dobbiamo lavorare. Allora, credo che sia importante investire nella formazione, anche nel mondo universitario, anche tramite appunto le facoltà universitarie, fare in modo che chi va a far politica lo faccia sapendo che strumenti ha in mano. Perché quando si scrive una legge, io ho la fortuna di poterlo vedere, diciamo, di poter vedere una legge nella sua genesi, cioè quando nasce già in commissione o già nelle commissioni di studio. Quando si scrive una legge, è chiaro che ci sono dei funzionari che ti danno una mano, ma se il politico non sa quello che sta leggendo o non sa quali sono gli effetti di quello che è scritto in quella legge, è normale che poi ci sono i problemi nella società di tutti i giorni, perché quando si preme un bottone, come si suol dire, no, in Parlamento, si approvano delle regole che valgono per 60 milioni di persone. E se i 400 deputati o i 200 senatori, come sono adesso, non sanno e non partono da questo presupposto, pensano che stiano approvando magari qualcosa che non ha effetto nei confronti degli altri. E questo vale dal livello locale, da sindaco, da parlamentare, da consigliere regionale, da europarlamentare, eccetera, eccetera. Allora, è importante che noi cominciamo ad investire sulla competenza, sulla qualità, al di là dei colori politici. E servono corsi come questo, servono figure che mettono a disposizione la propria professionalità nei confronti degli altri. Io lo faccio perché ho avuto un percorso nei movimenti giovanili, nei movimenti studenteschi, organizzare scuole politiche anche in collaborazione con le università, dove non devono venire i relatori che difendono per forza la tua idea, ma che magari la mettano anche in discussione. Questo è quello che bisogna fare dal mio punto di vista, questo è quello che ci chiede la società al giorno d'oggi, perché se noi pensiamo che ciascuno possa far politica indipendentemente da una sua autonomia, da una sua individualità, allora tanto vale che i segretari di partito si riuniscano, decidano loro cosa votare e cosa non votare, e i deputati e i senatori vanno nelle commissioni senza intervenire e ci portiamo a casa una legge già confezionata. Invece, io ho visto, prima di sedermi, ho visto la grafica di alunni che mi ha particolarmente colpito. Quello che dobbiamo arrivare è quello di avere delle individualità, quei punti blu, che sono connessi da delle linee di colore diverso, ciascuno con la propria formazione, ciascuno con il proprio bagaglio, ciascuno con il proprio bagaglio culturale, universitario, formativo, e unire quei punti lì, altrimenti resteranno punti divisi, che nessuno riuscirà a connettere in un progetto unitario, a cui nessuno riuscirà a dare una prospettiva per il nostro paese, a nessuno riuscirà a dare una soluzione per quelli che sono i problemi del nostro paese. Questo è il grande problema che io ho visto da, diciamo, giovane politico. Io mi sento una persona fortunata perché ho avuto questa possibilità e spero che tanti altri ragazzi la possano avere. Chi mi conosce sa che lavoro per questo anche al di fuori della mia, diciamo, del mio schieramento politico, perché mi rendo conto che chi ha la mia età si sente anagraficamente tenuto a risolvere dei problemi che non riguardano solo domani e dopodomani, ma che riguardano la società dei prossimi 50 anni, dei prossimi 60 anni e degli anni che verranno ancora. Questo è qualcosa che tu senti dentro, soprattutto quando ti approcci alla politica da giovane e hai un orizzonte temporale, diciamo, politico che ti obbliga anche, diciamo, dal punto di vista anagrafico a trovare queste soluzioni. Allora, ben vengano i corsi come questo, vi ringrazio perché è un servizio che fate alla società,
un servizio che fate alle future generazioni, ma soprattutto è un servizio che fate al nostro paese. E io da deputato non posso che ringraziarvi dell'invito, ma di ringraziare soprattutto per quello che questo corso riuscirà a fare. Grazie a tutti. Grazie mille, Alberto. Allora, non me ne voglia, faccio parlare Silvia così alterniamo, non è solo, è solo proprio una... Vediamo se la troviamo, Silvia. No, scusate, sei più avanti. Eccoci qui. Silvia Dell'Uomo, vicepresidente di Confcommercio Ascom Padova, perché appunto abbiamo parlato moltissimo dei corpi intermedi. Quando abbiamo ideato il corso con alunni abbiamo pensato ovviamente ai giovani, quindi poi dopo lascerò la parola agli studenti, ma anche e soprattutto ai cittadini e alle associazioni di categoria, perché spesso si parte proprio da lì per fare prima la politica di casa nostra, anche economica, per poi magari poi lanciarsi anche a fare il deputato, il sindaco o quant'altro, ma i corpi intermedi veramente regolano la nostra società. Silvia, raccontaci se effettivamente così e quanto può servire questa scuola di politica o comunque una formazione. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sì, le associazioni di categoria sono per definizione corpi intermedi, quindi coinvolgerli in tutto quello che si fa anche a livello di un cittadino può, se non altro, ci facciamo promotori di diffondere progetti. Le associazioni di categoria sono cambiate, nel tempo stanno cambiando e la mia, la Confcommercio di Padova, è cambiata da anni. Abbiamo capito da tempo che per essere un'associazione moderna, al passo con i tempi, snella e dinamica, dobbiamo occuparci non solo della mission specifica dell'associazione, ma di tutti gli ambiti che compongono la società stessa. E infatti ci occupiamo, per esempio, di cultura attraverso il premio letterario Mario Geremia Città di Padova, ci occupiamo di salute sostenendo il VIM, attraverso l'adozione, che poi è una borsa di studio, ad un ricercatore medico scientifico ogni anno che fa parte del corpo appunto del VIM, e ci occupiamo anche di politica. Abbiamo capito che è necessario essere parte attiva in tutto quello che riguarda appunto la società. Abbiamo ideato anni fa un format che si chiama Padova Tutti Convocati. Sembra un imperativo, in realtà invitiamo con gentilezza, spero, tutti i politici che si occupano, operano nel nostro territorio a livello regionale, provinciale, comunale. Peraltro questo progetto che è ampio, aderisce l'università, la Camera di Commercio, la Fondazione, tutti gli attori che operano appunto nel nostro tessuto. Questo progetto ha un duplice scopo: da una parte chiedere ai politici che ci rappresentano che cosa si sta facendo per il territorio e che progetti ci sono per il futuro. Tenete conto che l'anno successivo noi chiediamo conto dei lavori in corso, a che punto siamo, se le promesse vengono portate avanti o disattese, e quindi ecco, essere parte attiva del cambiamento anche attraverso suggerimenti che molto spesso sono anche presi, tenuti in gran conto e poi fatti, effettuati. Dall'altra abbiamo voluto proprio questo progetto per accorciare la lontananza che c'è tra i nostri imprenditori, che però sono in primis cittadini ovviamente, e la politica, che come diceva il sindaco che mi ha preceduto si è allontanata tantissimo. Vediamo le cifre dell'astensionismo che sono veramente preoccupanti. No, noi vogliamo far passare il messaggio che la politica è anche, si diceva una volta, si dice tuttora, è anche quello che metti nel piatto, quindi tutti i giorni a che fare con la politica, avvicinare ai nostri imprenditori. Abbiamo anche il gruppo giovani, quindi anche una valenza di interessare i giovani, far capire che non è una cosa astratta, lontana, che non ci riguarda e come. Lavoriamo anche in tutti i 102 comuni della provincia di Padova con progetti che vanno da un progetto che si chiama i distretti del commercio, dove portiamo sui territori animazione e valorizzazione del territorio, e anche progetti di rigenerazione urbana, peraltro in partner con l'università.
il titolo già, il nome già fa capire l'obiettivo. Ecco, questi progetti hanno anche l'ambizione, speriamo che sia così, ecco, di far restare i giovani nel territorio, perché anche questo è un altro problema, i giovani che se ne vanno. Io ho parlato con diversi sindaci, mi dicono che c'è un timido interesse che si sta risvegliando, forse anche questo progetto ne è un segnale, anzi sicuramente, di giovani che si interessano alla politica. Parlando col sindaco di Avalo mi diceva che lui nel consiglio comunale ha due ragazzi che hanno 20 anni, non per dire che sono giovani, hanno proprio 20 anni, che stanno studiando l'arte della diplomazia, quindi non lo considerano un'esperienza giovanile anche di crescita, ma proprio stanno mettendo le basi per un progetto futuro. Quindi noi per parte nostra stiamo lavorando quanto più possibile per creare un mondo sinergico tra associazione e politica, perché abbiamo capito che per migliorare in senso ampio la società questo legame è imprescindibile. Naturalmente abbiamo bisogno, qui esplicito l'ovvio credo, però va detto, abbiamo bisogno di una politica onesta, non bisognerebbe neanche dirlo, però evidentemente c'è bisogno, e di una ma sull'onestà tutti si spendono perché è chiaro, è la base, ma ci vuole una politica competente, e quindi ben vengano questi progetti che stiamo presentando, questo progetto che stiamo presentando oggi, perché ce n'è veramente bisogno. Uno armato delle più buone intenzioni, ma che non ha le competenze, purtroppo non può fare la differenza. Mi fermo qui, vi ringrazio e passo la parola a... Faccio una provocazione, perché in Consiglia spesso parliamo anche del femminile, certo, anche in politica, perché Silvia è un po' una pioniera in questo senso, anche in Camera di Commercio, se non sbaglio, sì, poi ce lo dirà il Presidente, sì. Silvia è stata una delle prime donne, se non sbaglio, la prima. Ecco. Quindi anche questo ha un certo significato. Adesso non si vuole essere femminista nel peggior modo possibile del termine, però si vuole creare un'effettiva parità, anche in politica questo può essere utile, una versione diversa. Sì, io sono stata spesso una pioniera, è vero, e sono per esempio la prima vicepresidente della Confcommercio, e un ruolo ancora più importante l'ho avuto nella Camera di Commercio, essendo stata la prima, anzi ho condiviso questa esperienza con una mia collega all'epoca di Confindustria, sono state le prime due donne ad entrare nella giunta camerale, che è un po', diciamo, l'organo che più, con l'amministrazione naturalmente cittadina, che più può incidere nella vita della città. È stata un'esperienza molto interessante, si capisce poi da dentro veramente come funzionano le cose e quanto importante sia anche lì avere conoscenza e competenza. Devo dire che non è facile, non vogliamo essere femministe a tutti i costi, però è difficile avere anche le opportunità. Non voglio dilungarmi molto, ci è voluta una legge in Italia, la legge Mosca-Golfo, per purtroppo istituire queste quote rosa, che in primis non piacciono a noi, ma in un paese in cui ci vuole ancora questo benedetto cambio culturale, sono state necessarie. Comunque, ecco, volendo e con molta tenacia si può arrivare, e devo dire che appunto non vogliamo un mondo femminile, perché è nel confronto che, con il maschile che si genera il plus, però è necessario veramente che ci sia la presenza di tutti per migliorare le cose, altrimenti questo non accade. Grazie Silvia, approfitto anche per ringraziare Natalia Lenamorella, che è la Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, che appunto mi sembra dopo il Covid è stato riaperto. Poi tu hai citato il Comune di Avano e c'è anche l'assessore alla cultura del Comune di Avano qui con noi, che è la Michela Allocca, che crede molto anche lei in questo, e siamo contenti che anche i politici vengano ascoltati la politica. Lei può confermare che avete dei consiglieri giovanissimi? Stanno facendo la differenza nel nostro consiglio comunale, perché davvero sono delle persone molto preparate, molto attente, ci stanno mettendo tutto l'impegno, e penso che sia assolutamente necessario in questo momento che loro prendano in mano consapevolmente le decisioni che si possono prendere, ecco,
perché li vedo molto, molto dentro, sì, molto importanti, molto. Beh, e poi abbiamo scelto magari si spera, esatto. Sindaci giovani, esatto. Io non vuole essere una sponsorizzazione, ma ho amici che abitano a Borgo Rico, no, abbiamo fatto il distretto del commercio, in più ho amici che abitano a Borgo Rico e mi dicono che si sta veramente bene, quindi speriamo che queste cose diventino, queste pandemie ci vogliono, assolutamente sindaca, una buona politica, una, sì, buona amministrazione. Infatti faccio, si è parlato prima, appunto ve l'ha detto, una mostra del libro a proposito, sì, sia molto importante, a proposito di cultura, di tante cose, certo, che vengono fatte. Quindi. Bene, grazie. Grazie. Allora, a proposito di giovani che mi hanno fatto l'assist calcistico, David Suvaris, rappresentante delle studentesse e degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università di Padova, appunto. I giovani, l'hai sentito un sacco, sono disamorati della politica, qualcuno la fanno. C'è sempre chi la fa anche troppo, tra virgolette, nel senso di chi è impegnato, di solito è impegnato in tanti fronti, che magari proprio non lo ha in nessuno, quindi bisognerebbe forse trovare un equilibrio. Chiedo a te appunto se intanto siete interessati come giovani alla politica, effettivamente quale politica, e poi se un corso di questo genere può essere utile anche per gli studenti. Grazie. Vengo a ringraziare Giuliana per la testimonianza di prima, che per me è stato molto commovente. E quando sono stato invitato, a me il titolo è piaciuto tantissimo, nel senso che, vabbè, mi presento un attimo, non sono bravo a parlare, lo anticipo. Io sono David Suvaris, appunto, e in questi anni ho fatto rappresentanza a vari livelli. Io sono uno studente di ingegneria gestionale, non sono un politico, non sono, cioè, sono uno studente. E appunto, però, quando ho letto questo titolo, a me sono sorte due domande principalmente. Intanto, cosa sia la politica con la P maiuscola, nel senso che per me già questa è una domanda grande, a cui non so dare per forza una risposta. E la seconda cosa cioè, come si fa ad appassionare? E allora, io non so, ho pensato qui di raccontarvi, perché sono emblematico, per spiegare anche come è percepita magari da noi in università la politica, che è ovviamente la rappresentanza studentesca, quindi diciamo questo livello di politica, e raccontarvi il periodo che c'è appena stato di elezioni universitarie, non per darvi tutti i dettagli di cosa sia successo, ma perché secondo me tutta la fase in cui le varie liste di rappresentanza e cercano di tirare su, raccogliere studenti che appunto si candidano nei vari organi di rappresentanza, che sono veramente tanti, tutta la fase di campagna elettorale che dura un mese e mezzo più circa, e poi anche fino ai giorni del voto, sono emblematici di come viviamo questa cosa che è la politica universitaria. Allora, io mi sono tirato giù un po' di dati, sono ingegnere, scusate. Nel senso che sono questi dati che poi mi fanno riaprire questa domanda, cioè, ma perché effettivamente, cioè, ci sono degli studenti, non ci sono degli studenti che sono appassionati? Il 30% dei corsi di laurea di un IBD non sono rappresentati, non sono rappresentati, il 30% dei corsi non sono rappresentati. Questo vuol dire che circa su un corso su tre non ci sono rappresentanti. Gli studenti eletti nei corsi di laurea sono il 55%, quindi dei potenziali 100%, solo il 55% sono eletti. Vota, e questo è il dato ancora più drammatico secondo me della politica nazionale, il 30% degli iscritti all'Università di Padova quando il voto è online, cioè quando lo si può fare, scusatemi, in bagno da cellulare. L'11% quando invece bisogna recarsi a un seggio fisico, che sono 17-18 dislocati in tutta l'università, quindi anche uno sforzo. Dopo arrivo a un però prima della vita. A tutto questo bisogna aggiungere delle altre considerazioni che sono vere, purtroppo, sono tristissime da vere, cioè che circa la metà delle persone che si candidano poi sono persone che
sono state convinte, costrette, non si può dire costrette, non so, diciamo, vabbè, però sono state ripetutamente, diciamo, invitate a candidarsi, e più della metà dei votanti, che ho dato una sensazione, no? Sono persone che votano perché io che sono in classe dico dai, vota per voi. Sì. E le liste di rappresentanza, le principali, occupano tutte le proprie energie in quei giorni per far sì che ci sia quel 30% di votanti. Allora, capite che a me nasce una domanda su... sono domande vive queste qua, cioè cosa vuol dire politica, cosa... Però, appunto, dicevo, ciao però, siamo stati qui a parlare. A me, come ad altri, oggi la politica appassiona. Vi racconto come a me ha appassionato brevemente. Cioè, io ho iniziato al mio secondo anno di università a fare rappresentanza perché sono stato invitato a farla. Però una caratteristica, appunto, che dopo riprenderò, è che le persone che mi hanno invitato erano persone di più positiva. Per cui ho iniziato a fare rappresentanza, è passato un anno, non è che il primo anno mi piacesse così tanto, però ho lasciato il tempo, ho lasciato passare il tempo affinché io potessi anche capire cosa fosse effettivamente la rappresentanza e poter mettere appunto qua le mani in pasta. E quindi dico che la passione per la politica è cresciuta nel tempo. Nel senso che pian piano, quando ho iniziato a fare una determinata esperienza dopo il secondo anno, che magari ero implicato come rappresentante, in cui inizia a vedere che il rapporto con i professori è effettivamente interessante e stimolante, quando inizia a vedere che sei un punto di riferimento per il personale di segreteria, per i tuoi compagni di corso, per tutta una serie di persone con cui quotidianamente ci si implica per o risolvere problemi o portare avanti iniziative, solo quell'esperienza di soddisfazione personale in cui senti veramente che stai facendo del bene è il motivo per cui è iniziata a nascere una passione. Cioè, a noi appunto poi in rappresentanza studentesca non ci pagano, non ci facciamo neanche, cioè, è solo un donare del tempo. E per cui se non ci fosse appunto questa esperienza in cui effettivamente si è contenti di vedere che implicarsi con l'altro, era già venuta fuori questa cosa, è effettivamente una cosa bella. Cioè, l'altro per me è importante e cercare di venire incontro, aiutarlo, è ciò che mi soddisfa. Per cui, riassumendo anche rispetto alle domande che dicevo prima, quindi cos'è la politica con la P maiuscola e come si fa ad appassionare anche, io dico tre cose. Aver ricevuto un invito da tre amici di cui avevo stima, aver accettato e lasciar passare del tempo appunto per iniziare a capirci qualcosa di rappresentanza, iniziare a mettere davvero le mani in pasta, perché questo è necessario, se no. E poi lavorare con persone che innanzitutto loro stesse sono felici di fare quello che fanno. E questo, secondo me, non è l'ultima cosa, non è, cioè, è che ci sia un'amicizia dentro questo, perché fuori da un'amicizia, per me, lavorare e fare le cose non è abbastanza. Quindi questi tre ingredienti, secondo me, sono un po' quello che per me è stato principalmente l'esperienza. E io penso che dentro questa esperienza di familiarità, di sentirsi a casa propria, ma nel senso bello del termine, cioè di sentire l'università un luogo di cui si vuole prendere cura, è proprio qui che per me è nata la passione. Cioè quel desiderio crescente di migliorare le cose, di conoscere sempre meglio i meccanismi, di questa macchina che comunque è grande l'università, per quanto sia piccola. E quindi
io penso che la politica con la P maiuscola di cui vogliamo parlare qui, di cui, cioè, io appunto sono estremamente contento che ci sia questo corso, perché penso che ci sia estremamente bisogno. Io penso che però questa politica sia appunto la passione per il bene comune, cioè il prendersi cura del posto in cui si vive e si studia, nel nostro caso, del comune, della regione, tutto. Però con questo spirito di interesse per le altre persone con cui si condivide un pezzo di strada, scommettendo che queste siano fonti di arricchimento, possibilità di dialogo e confronto, e non solo qualcosa da eliminare, come spesso vediamo soprattutto nella politica nazionale. In realtà l'unica roba che vorrei dire alla fine, chiudendo, che appunto l'unica cosa che può davvero riavvicinare, secondo me, riappassionare la nostra generazione alla politica, sia innanzitutto ricevere degli inviti da persone stimabili a farlo, cioè che qualcuno di stimabile ci venga anche a proporre di fare questo, e che dentro questo rapporto ci si possa lasciare anche del tempo per conoscere per esempio. E quindi io vi ringrazio. Se posto delle domande, quindi sei un po' anche filosofo, diciamo così, va bene? Gioca a mio favore. Intanto grazie davvero anche per queste parole, e tra l'altro le sposo appieno, perché anche il corpo intermedio di associazione, anche noi come cantiere facciamo tutto gratuitamente in amicizia, e perché abbiamo voglia di cambiare qualcosa. Siamo apartitici ma non apolitici e apolitiche, perché vogliamo incidere nel polis, questa è una cosa importante, penso che tutti noi lo siamo. Allora, noi vi ringraziamo, vi faccio accomodare lì perché andiamo alla chiusura della nostra mattinata, vediamo se riesco anche a... Allora, vediamo se ritorno, no, devo ritornare così, forse, vediamo. Okay. Io volevo chiamare qui la professoressa Giorgia Nesti, il dottor Antonio Santucono, che chiudono questa nostra mattinata. Io ne approfitto per dare alcuni dettagli tecnici. Avete chi è qui in presenza, c'è il flyer con tutte le indicazioni anche per iscriversi alla scuola. La scuola inizierà il 17 di febbraio, indicativamente sarà il venerdì, anzi sempre sarà il venerdì pomeriggio e sabato mattina, proprio per permettere anche a chi studia, a chi lavora di partecipare alla scuola. Si potrà partecipare a tutte le lezioni, quindi a tutta la scuola, ma anche a singoli moduli. I moduli sono circa 4 incontri, quindi venerdì pomeriggio e sabato mattina. E le iscrizioni sono aperte a partire da oggi, quindi troverete tutte le info di Tenese, dico tutto giusto, nel sito di alumni, quindi dove ci si può fare un'altra anche di iscrizioni. Faccio solo un po' di spoiler di qualche nome che abbiamo già, ma poi appunto li troverete tutti. Ci ha confermato la sua presenza Tiziano Treu, che ad oggi è il presidente del CNEL, ma ha una storia politica assolutamente importante. Avremo Gaia Spolverato, che è prorettrice alle pari opportunità dell'Università di Padova. Aiuto. Avremo il dottor Giampiero Bettotto, che potrà essere presidente del Teatro Stabile del Veneto, ha una lunga storia anche politica, tra virgolette, dietro le quinte, perché è stato poi quello che era il portavoce di Luca Zaia quando era ministro dell'agricoltura, ma non solo. Insomma, avremo tantissime, veramente il politologo Carlo Pelanda, insomma, avremo tantissime persone che ci hanno già appunto confermato la loro presenza, oltre a tutti i docenti del Dipartimento di Scienze Politiche, che saranno proprio, diciamo, la nostra base accademica, che ci saranno sempre in ogni modulo. Mi taccio e lascio la parola a voi. Si può fare un piccolo intervento? Sì, sì. Possiamo passare alla domanda? Prego, vai Cinzia. Vabbè, vuoi forse avrei prossima, la ringrazio. Sì, così magari si sente più. Buongiorno, volevo solo dire questo. Anch'io sono un ex alunni di Dio, che ormai sono a una certa età. Comunque, finito l'università, che ho fatto qui a Padova, ho fatto un corso di formazione politica proprio con docenti della facoltà di scienze politiche. Quindi mi sono fatta 3 anni di formazione
poi ovviamente ho lavorato prima di fare la giornalista anche nel campo della formazione, io mi ricordo un nome, Alisa Del Re, quindi mi ricordo questa docente, ecco. Ed è stato non solo interessantissimo, però appunto una base su cui poi io ho anche fatto politica nella mia città, perché vabbè, di famiglia, insomma, ci occupavamo di questo. Volevo solo precisare una cosa, mi è piaciuto moltissimo anche l'ultimo intervento dello studente, che secondo me questo anche, diciamo, allontanamento dalla politica è legato al fatto, perché non è un fenomeno solo italiano, al fatto, certo, la competenza e la preparazione, ma io credo moltissimo anche nel valore dell'etica. L'etica è comportamento. Quindi, perché la gente si allontana? Perché si parla in un certo modo e non ci si comporta poi di conseguenza. Quindi credo che sia proprio questo, che per me è ancora un valore. Ovviamente se ci sono altre domande, a disposizione. Ringrazio l'Associazione Femminista di Padova, nonché i cantieri delle donne e tutti i partner del progetto, ovviamente, per questa opportunità, un'opportunità anche per noi del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, di interagire di più con il territorio, oltre che con i nostri studenti e le nostre studentesse. Io, oltre a portare i saluti e a concludere questa mattinata, sono anche presidente del corso di laurea in scienze politiche e peraltro sono di formazione proprio disciplinare in scienza politica, quindi il tema della passione per la politica io ho fatto professione in qualche modo, ovviamente non sono ingaggiata dal punto di vista dell'attivismo politico, ma lavoro con gli studenti, insegno e faccio ricerca, soprattutto proprio con la passione per la politica e ovviamente per la prospettiva che ho io in particolare, per me la passione per la politica è anche e soprattutto conoscenza della politica. Quindi benvengano iniziative di questo tipo, perché secondo me, oltre ad avere, meglio scusatemi, una passione, la passione nasce anche e soprattutto dal conoscere in maniera approfondita e rigorosa, direi, come funziona la politica. Quindi ringrazio anche l'ultimo intervento che c'è stato, perché per noi è una testimonianza anche del valore del nostro lavoro, al di là del appunto formare studenti che lavorino poi nel mercato del lavoro. La politica è un valore, la politica è importantissima, è fondamentale. Ascoltavo appunto l'intervento del nostro rappresentante degli studenti, purtroppo anche noi, le scienze politiche, stranamente abbiamo visto un calo nella partecipazione degli studenti, che è quasi un po' rosso, perché si trattava di quella dell'attivismo politico. Quindi è importantissimo davvero riuscire a riappassionare i giovani alla politica. Mi piace che ci sia anche un'attenzione per le donne, che spesso sono sottorappresentate nella politica, e quindi appassionare anche le donne alla politica, ovviamente questo apriamo anche quelle che sono le opportunità alle donne di poter entrare in politica, è fondamentale. Ed è fondamentale conoscere i meccanismi della politica, conoscere come funziona la politica. Noi viviamo all'interno della politica, tutti i giorni, come tutti noi siamo più o meno, insomma, sui social media, e vedo personalmente commentare eventi in maniera del tutto superficiale. La politica non può essere trattata in maniera superficiale e per fare questo bisogna conoscere, perché la politica è complessa. La nostra vita quotidiana, che mi sembra molto semplice dal lato delle istituzioni, in realtà ha una sua complessità, ha il suo dietro e quindi una serie di dinamiche che devono essere comprese per essere anche criticate in maniera costruttiva, ovviamente. Quindi è importantissimo, secondo me, formarsi e appassionarsi a questo. Cioè, sono molto felice che ci siano delle persone che hanno voglia di mettersi in gioco in questo, di conoscere al di là appunto dell'università in sé, e questo aspetto, questo tema, che è un tema pervasivo, fondamentale, ripeto, nella nostra vita, ma purtroppo sempre meno conosciuto. E questo serve a farsi un'opinione formata, informata, a discutere dei giudizi che è giusto anche esprimere, perché è giusto che come cittadini partecipiamo alla vita politica, però è fondamentale che questo avvenga in maniera consapevole. Quindi benvengono questo tipo di iniziative e grazie ancora per questa opportunità che ci avete dato. Grazie. Grazie mille. Allora, le conclusioni le lascio.
conosco, Cantito Antonio Santocorro, presidente della Camera di Commercio di Padova, che ha creduto, quindi ringraziamo veramente per aver creduto in questa iniziativa e speriamo di averla con noi alla Scuola di Politica. Grazie. Innanzitutto ho preso molti appunti perché quando mi si chiedono di fare le conclusioni sono sempre molto ansioso e angosciato dall'idea di dire delle cose importanti. Io prima faccio una riflessione, facevo una riflessione finché l'ho seduto lì e vedevo che qui sono quasi tutte donne. Vedevo che questa iniziativa è un'iniziativa che parte dalle donne. E facevo un po' un paragone che forse è assolutamente impensabile. La facoltà di medicina dell'Università di Padova, adesso che tra gli iscritti la maggioranza è di donne. Adesso chi vuole occuparsi di politica, la maggioranza è di donne. Quindi c'è questa volontà da parte delle donne di occuparsi sia del benessere fisico, diciamo, del nostro paese, dei nostri cittadini, ma anche di quello sociale, di quello economico, di quello spirituale. Quindi questo, secondo me, è forse grandissimo passo avanti in quello che è questa corsa per raggiungere la parità di genere, di cui si parla tanto, che io sostengo che non è con le leggi che si raggiunge la parità di genere, ma è con le iniziative come queste, dove si diventa inequivocabilmente la realtà che prende il sopravvento su certe tematiche e le vuole anche governare. E io poi, data la mia non più verde età, ho vissuto la politica degli anni 80, degli anni 90. L'ho vissuta anche perché io sono stato per 10 anni un dirigente della Regione Veneto, quindi non facevo politica ma lavoravo con la politica. E devo dire che purtroppo un grande movimento come quello che è stato Tangentopoli, che è nato ovviamente per cercare in qualche modo di bloccare la corruzione, la mancanza di trasparenza nel mondo della politica, alla fine è stato un movimento che ha fatto sì che si buttasse via il bambino con l'acqua sporca. Cioè, alla fine molti politici che non c'entravano niente con la corruzione, che non c'entravano niente con la trasparenza, che erano anche degli statisti, si sono trovati in una situazione in cui sono stati emarginati, sono stati delegittimati. Questa delegittimazione è stata non soltanto una delegittimazione da parte di chi fa politica, ma è stata anche da parte dell'opinione pubblica. E da qui è nato questo disamore, questo disinteresse che c'è per la politica. Dal momento in cui non ci sono stati più referenti, poi ci sono nati i partiti, eccetera, ma non i partiti, anche se giovani, pieni di idee, devono dedicarsi nell'opinione pubblica, ci vuole tempo, mentre i partiti del passato vivono dalla fine della seconda guerra mondiale, erano partiti formati che erano stati chiamati i padri della patria. Quindi bisogna tornare verso questi valori. E allora voi mi chiederete, ma la Camera di Commercio si deve occupare di imprese, che cosa c'entra con la politica? In realtà c'entra molto, tutto perché abbiamo colto questa da tempo, abbiamo colto questa necessità che c'è di appropriarsi della politica, ma poi anche perché io immagino che corsi come questi formeranno dei manager della politica, ma che saranno delle persone che saranno abituate ad affrontare indipendentemente dai schieramenti politici, ad affrontare delle grandi sfide. Abbiamo le sfide della transizione ecologica, quella digitale, le sfide dell'occupazione, le sfide della giustizia sociale, tutti questi temi però non sono temi che riguardano soltanto lo Stato oppure l'amministrazione pubblica, come il Comune, lo Stato, la Regione, ma riguardano anche i corpi intermedi, riguardano gli imprenditori, perché la politica si fa anche nel mondo delle imprese, non si fa soltanto per la cosa pubblica. In fondo anche il mondo delle imprese sono cosa pubblica, perché le imprese producono benessere e il benessere. Quindi da questo abbiamo capito che era importante da parte nostra esserci e condividere questa iniziativa e quindi anche portarla avanti, dove noi diamo
nostro, il massimo della nostra vicinanza. Ho fatto un po' di, poi così, di, ho scritto delle parole, la politica è sentimento, la politica è passione, diceva la consigliera regionale, è vero, perché per affrontare sfide come quelle che ho detto prima ci vuole solo la passione, perché queste sfide qui non sono portate avanti dall'interesse personale, devono essere proprio sfide legate alla propria voglia di mettersi in gioco per portare avanti queste cose. Poi ho letto parole come conoscenza, conoscere, cioè, perché è importante la conoscenza, perché chi fa la politica dovrà conoscere gli scenari economici, gli scenari sociali e anche quelli amministrativi per poter essere in grado di svolgere un'azione fondamentale. Quindi conoscenza, investire su competenze, su conoscenze, interpretare il futuro, garantire il sistema economico, generare benessere, queste sono tutte parole che ho sentito oggi, che ho letto anche nella documentazione che mi avete fatto avere e che praticamente sono una sintesi di quelle delle cose che sono state dette da noi e che ovviamente ci vedono coinvolti in prima persona, anche questi sono tutti tanti temi che, ripeto, interessano moltissimo il mondo delle imprese. Ecco, non mi dilungo ulteriormente, vorrei anche tornare anche su quello che hanno detto i vari relatori, ma penso che adesso non sia il momento, perché deve aver già detto abbastanza, e quindi un grande in bocca a questa iniziativa. Grazie mille, soprattutto faccio diffondere la voce a tutte le associazioni di categoria rappresentanti di Camera di Commercio, che così verranno a fare scuola di politica e ovviamente anche tutti gli studenti, immagino che ognuno di noi poi si farà portavoce. Io vi ringrazio assolutamente della disponibilità, dell'ospitalità, anche della voglia di fare qualcosa insieme, perché penso che sia l'unica funzione, ve lo dico spesso appunto dal nostro punto di vista dell'associazione, diciamo che da soli non si va da nessuna parte. Insieme anche con piccole cose si può un po' cambiare il mondo. Noi abbiamo fatto con i cantieri delle donne in pandemia e siamo cresciute e adesso abbiamo voglia di fare e vediamo anche un po' le dimostrazioni di questa mattina, insomma, che c'è voglia di cambiare con onestà, con l'etica di cui si parlava prima, con la politica, con la competenza e anche un po' essendo ex alunni dell'Università di Padova, questo porta sempre un valore aggiunto importante secondo me. Allora veramente grazie a tutti, tutte le info le trovate sul sito di alunni, ma anche noi appunto di cantiere poi le metteremo in luce. Grazie davvero a tutti e buon lavoro, grazie a Giulia assolutamente, speriamo di averti con noi presto, di poterti aiutare assolutamente, penso che insomma ci prenderemo questo impegno un po' tutti. Grazie davvero a tutti i relatori di averci raccontato anche la vostra parte nella politica. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie.